abbiamo un laboratorio d'arte dedicata, sì, dedicata a Giuseppe Manzo, un artista della cartapesta, che è l'artista poi che ha realizzato la statua della Madonna di Celimanna. Quindi per questo legame ci sono stato invitato a questa festa che, di cui avevo sentito parlare, ma non ero mai riuscito a fare un po' un salto. Ma è molto bella questa cosa della, questa bella tradizione dell'infiorata, e poi questa infiorata che è rotta, diciamo, è calpestata dalla Madonna, diciamo, è proprio una cosa, una bella simbologia. Maria è la patrona, non penso che sia la patrona, la patrona è Sant'Arcangelo, San Michele, però comunque la protettrice di Supersano, la Madonna, passa sulle preghiere, quindi sul lavoro degli abitanti di Supersano. Sull'arte, il Salento è terra d'arte, quindi io adoro il Salento proprio per questo, in ogni angolo, dal barocco all'artigianato si respira arte. È stata bella anche la processione dal santuario, la gente che c'era dietro, come a seguire la Madonna, quindi che arriva nel paese, è molto molto bella proprio la simbologia. Poi le feste, si sa, in Salento sono molto sentite, quindi sono belle anche perché vedi una grande partecipazione di gente, di ragazzi, di bambini, è bello, è molto, davvero molto bello. A Bari si trovano queste cose? Sì, a Bari comunque ci sono queste tradizioni, ci sono le feste patronali, ci sono anche grandi, diciamo, feste patronali, così come in Salento, riconosciute a livello regionale. Quindi, allora, io lavorando la cartapesta, come vi ho detto, quindi nel Salento sono quasi un abitué, venendo qui a Surano nel laboratorio d'arte di Antonio Papa. Sono legato anche, mi trovo qui oggi insieme a una delegazione, insomma, del mio laboratorio d'arte a Bitritto, perché oltre ad essere, ad avere un'amicizia con i responsabili della confraternita organizzatrice, il fatto che noi, proprio perché abbiamo valorizzato la cartapesta a Bitritto la scorsa settimana dedicando una mostra intera a Giuseppe Manzo, un noto cartapestaio leccese, siamo stati invitati soprattutto perché la statua della Madonna di Celimanna è proprio realizzata da questo grande cartapestaio. Quindi per questo legame, non solo di amicizia, anche, diciamo, artistico, ci troviamo oggi a Supersano. Dicevo prima che è molto bella questa bella tradizione dell'infiorata. Quest'infiorata realizzata dalle mani sapienti degli abitanti, dei fiorai, dei devoti di Supersano. E questo fatto che la Madonna, la statua della protettrice, insomma, di Supersano, passi su queste opere d'arte, su questi prodotti artistici, che poi sono le preghiere, insomma, le devozioni del popolo, e passi sulla preghiera, sull'arte. Quindi c'è questa bella simbologia e anche la processione di arrivo della Madonna dal santuario tramite questa strada di campagna, con la gente che viene dietro, che è dietro la statua, che entra nel paese, quindi va a visitare un po' le case. È bello perché comunque c'è una grande partecipazione di giovani, di gente, di bambini. È bello perché le feste, soprattutto qui in Salento, sono molto molto sentite. Ecco, è bello, a me piace, sono un amante di queste cose. Sai che si devono consegnare le chiavi, vero? Sì, infatti noi abbiamo letto il programma e la consegna delle chiavi. La consegna delle chiavi è, diciamo, che è una tradizione che coinvolge tutte le feste patronali, perché comunque c'è questo simbolo delle chiavi, con l'affidamento della preghiera al proprio patrono. È una cosa molto bella e molto emozionante. Anche da noi, dalla nostra terra, è una terra ricca di feste patronali, di tradizioni popolari, di folklore, che uniscono sia la religione, la fede, e proprio la fede semplice, quello è bello, sì, perché sì, con piccoli gesti, con l'infiorata, faccio un esempio, mi riferisco su Supersano, con la processione, la statua, il fatto di toccare la statua, di dare un bacio, sono semplici, che agli occhi di chi non crede, oppure agli occhi di chi non è addentrato, adesso non lo so, possono sembrare anche stupidi, inutili, ma racchiudono davvero una grandissima sensibilità, una grandissima fede, senza spiritualismi inutili, fronzoli inutili, ma vera. Quella è la cosa importante. Sta arrivando la processione, questa è la cosa bella e importante. E dicevo che proprio Bitritto, il paese da dove noi veniamo, è il paese che ha la prima festa patronale della Puglia.
che è la festa della Madonna di Costantinopoli, il primo martedì di marzo, che apre un po' il ciclo delle feste patronali. Quindi c'è anche questo piccolo legame, che insomma. Ok, grazie. Di nulla, di nulla. Bello. No, le volevo chiedere un'altra cosa prima. Conosci i Madonnari? I Madonnari, i Madonnari. Come è qualche differenza? I Madonnari lo fanno con i gessetti, questi sono fatti con i fiori. Ma è lo stesso spirito, è la stessa arte. Certo. È la stessa cosa. Non sono spariti, io. No, no, anzi ti dirò di più, nel mio paese il 16 luglio la Madonna del Carmine, stiamo cercando, mi hanno contattato per cercare questo Madonnare. Quindi sono in trattativa con alcuni Madonnari. Adesso c'è un ragazzo. Sì, con i gessi. Sì, con i gessetti. È molto un po'. È l'arte, quella, l'arte, diciamo, la carta pesa è chiamata l'arte povera, ma anche questa è arte povera, con i fiori, con i gessi. Si creano veramente delle cose. Cioè, infatti mi dispiace anche che poi venga calpestato. Anche quel signore bucarese, ma passerà di sopra. È un peccato, però è fatto per la Madonna, è giusto che. Anche so che in Salento le infiorate sono anche per il corpo di quelli, anche in Campania, per il corpo di passa poi Santissimo. Bene, aspettiamo qui la Madonna. Grazie mille. Grazie a te, ciao.